Siamo con Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, in questo appuntamento di sabato 11 settembre, che non è una data casuale. Siamo all'indomani della chiusura del Salone del Mobile di Milano, siamo alla vigilia invece della Big Five di Dubai, due momenti importanti per un comparto della nostra industria, della nostra economia, che si presenta ora con numeri confortanti. I numeri che abbiamo avuto ieri sono numeri altamente positivi per quanto riguarda il settore produttivo del pesarese come il mobile e la meccanica. Ci sono dei numeri importanti che dobbiamo continuare a consolidare, perché questi numeri provengono in raffronto dello scorso anno, dove in questo periodo avevamo delle drammaticità molto forti proprio qui anche nel pesarese, non solo in tutta la regione Marche. Oggi abbiamo dei numeri positivi, abbiamo dei numeri che dobbiamo attenzionare, migliorare e consolidarli per il 2022. Abbiamo il mobile che, nonostante le difficoltà di questi quasi due anni, fa una performance di più 38% nel primo semestre del 2021 rispetto al 2020, ma anche rispetto al 2019. Quindi siamo molto contenti, ritornano importanti mercati come la Russia e la Cina, che erano stati riferimenti storici per gli operatori della nostra regione, e quindi ci attestiamo con risultati straordinari, ma ancor più importanti sono i risultati che abbiamo della meccanica, quasi un 47% rispetto al primo semestre dell'anno scorso, un fatturato di export diretto di quasi 2 miliardi di euro, senza considerare poi tutto il ritorno che rimane nel territorio del conto terzismo, quindi sono davvero dei numeri di ripresa che ci fanno molto ben sperare. Diciamo intanto che siamo veramente molto orgogliosi del mobile della nostra regione, che è uno dei settori che sta andando meglio, da cui si intravede un futuro radioso e che la Regione Marche ha intenzione, la Giunta regionale, dal Presidente Acquaroli a tutti quanti, di sostenere in modo forte, robusto, per rafforzare quelle filiere che sono collegate al mobile. Abbiamo avuto un risultato 2021 del 38% di crescita di questo settore, quindi è davvero un momento positivo per rafforzarlo e per farlo diventare ancora più strutturato. Abbiamo messo nelle traiettorie di innovazione il comparto del mobile, dell'arredo, come elemento di innovazione, di ricerca e di sviluppo da sostenere finanziariamente. Metteremo molte risorse sulla competitività e sulla ricerca per fare diventare le imprese del settore del mobile sempre più competitive e più forti sui mercati. Come tutti sanno, c'è un'attenzione sulle materie prime, le aziende stanno correndo perché stanno esportando tantissimo, in particolare quelle dell'arredamento ma anche quella della meccanica, e c'è un'attenzione sulle materie prime che potrebbe, tra virgolette, creare delle difficoltà da un punto di vista di andamento produttivo. Le Marche si confermano ancora una volta di essere una realtà manifatturiera tra le più dinamiche e confidiamo che questo trend possa consolidarsi.